Let's go on. Eccomi puntualmente, come ogni settimana, per il solito approfondimento tematico del punto. Ho voluto iniziare questa trasmissione mandando in onda integralmente il promo del Castello di Serra Giumenda che introduce l'argomento di discussione di questa particolare puntata, suggestiva anche dal punto di vista della bellezza. Parleremo di sposi grazie alla presenza in studio che ricordo si trova presso l'Hotel Executive Arrende di tre modelle che passo velocemente a presentare e che avete avuto modo di ammirare proprio all'inizio di trasmissione che sono Karen Lanzino, Greta Salitù e Simona Bartolini. Ritorna all'interno dei miei spazi televisivi autoprodotti un amico di vecchia data, l'imprenditore Alfredo Bruno, che non ha bisogno di ulteriori presentazioni, lo ritrovo in splendida forma, davvero con piacere, la stessa cosa dicasi anche per Riccardo Filice e poi sveleremo l'arcano mistero, il perché si trova anche lui dalle parti del punto. Caro Alfredo, da dove vogliamo partire? Prima di tutto grazie per averci, per averci invitati è per me è un piacere essere qui dopo vent'anni, eh, la prima volta è stata vent'anni fa, quindi sono, sono, molto contento. sono molto contento di presentare questo nuovo progetto eh, che mi sposi e nonostante sono passati tantissimi anni eh, che si lavora dietro le quinte, nell'organizzare le sfilate, gli eventi teatrali, è sempre una grande emozione essere qui davanti alle, alle vostre telecamere e nella tua trasmissione. Ecco, possiamo anticipare che in Gandiere un eventuale progetto di collaborazione di partnership tra Telitalia e le mie trasmissioni in modo particolare, Alfredo Bruno, altri amici, poi vedremo di studiare forme e modalità successivamente, magari realizzandole a questa... Eh, diciamo dietro la piscina alle mie spalle, ricordo che in questo momento sto re realizzando le mie trasmissioni presso il ristorante dell'Hotel Executive, davvero una location che si presta a qualsiasi tipo di manifestazione. Tu tra l'altro hai realizzato proprio qui uno dei tuoi ultimi eventi. Sì, sì abbiamo, io sono felice, do, doppiamente felice, perché questo progetto Mi Sposi è nato proprio qui, in questa struttura, grazie. Alla volontà di Mario Calabria, il direttore, che voglio ringraziare, perché per la prima volta ha ospitato una serata mh, di Mi Sposi, qui, Mi Sposi questo, questo progetto che parte proprio qui dal, dall'Hotel Executive. Quindi ci ritroviamo a distanza di, 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 di un anno, di 14 mesi, a parlare ancora di, di Mi Sposi e, e siamo orgogliosi perché in un anno è cresciuto, è cresciuto veramente tantissimo. Grandi soddisfazioni per me, per le ragazze, per i partner che hanno creduto a questa folle idea, diciamo, io la definisco una folle idea, però che, che ci dà tantissime soddisfazioni. E perché no? L'idea della, della collaborazione, dell'evento a bordo piscina, è un evento che faremo, Sergio. Faremo perché è una cosa, sì, che era, era nelle nostre, nei, nostri, nei nostri progetti e grazie a te, grazie a Mario, sicuramente realizzeremo. Quindi per noi tornare su Telitalia è, è sempre una grande, grande, grande soddisfazione. Bene, Riccardo Filici. Allora, Riccardo, come è maturata l'idea di dar vita a questa collaborazione con Alfredo, anche per le attività che svolgi? Potremmo dire che è una collaborazione fisiologica. È nato tutto per scherzo la mia presenza con Alfredo e ricordo bene il giorno quando eh, me l'ha spiegato, gli ho detto subito sì. Sì, perché innanzitutto Alfredo è una garanzia in tutto quello che riesce a realizzare, poi perché nella vita bisogna credere nei sogni e Alfredo ha la capacità di far sognare anche piccole realtà. E grazie a questo sogno nasce questa collaborazione di moda, di bellezza, di look, che sposa esattamente il progetto Mi sposi. Beh, io direi di coinvolgere subito le tre ragazze presenti, anche per vedere come mai hanno deciso di, di tuffarsi in questa attività professionale, che poi è tutta un'attività professionale, mi pare ovvio, anche perché prevede oneri e onori, direbbe qualcuno. Iniziamo da Karen Lanzino. Io ci tengo a precisare che Karen Lanzino è una delle primissime ragazze che ha creduto in questo progetto e ha creduto in noi, ed è la prima mi sposi in assoluto, cioè la prima ragazza eletta mi sposi qui in hotel um, executive nel giorno di San Valentino del 2013, è stata proprio Carina Anzino. Io le passo il microfono, ci racconta le sue emozioni. Anche io credo subito a questo progetto perché è qualcosa di davvero incredibile. Abbiamo avuto la possibilità di vivere un giorno da spose, truccate, accongiate, di trovarci di fronte ad un pubblico. È, è stata davvero una bellissima emozione. È un'esperienza che consiglio a tutte le ragazze perché... Eh, permette anche di ehm, diciamo, migliorare il rapporto che si ha con se stessi, ma anche con gli altri, e eh, spero di continuare ancora per molto. Buonasera, ehm, io appunto come. Ho già detto Karen, ho avuto il piacere di insomma, entrare a far parte eh, di, questo, di questo gruppo. E, mh, sono una delle ultime diciamo, entrate a far parte di questo gruppo, ma mi sono trovata veramente eh, subito in maniera veramente molto bene e sono molto contenta eh, di questo, di questa opportunità che Alfredo Brum appunto eh, mi ha dato. E, mh, oltre a questo diciamo che questa è un'esperienza che mh, ha permesso anche di provare in qualche modo a realizzare un sogno che molte ragazze non hanno avuto, diciamo, l'opportunità nel mondo della moda eh, di provare e quindi appunto il ringraziamento va in primis ad Alfredo e passo la parola a Simona. Grazie Alfredo per questa splendida opportunità che mi ha dato. Eh, diciamo che io sono una veterana, collaboro con lui da tanto e ogni giorno penso sia sempre più bello. Eh, Trascorriamo giornate indimenticabili. E nelle, nei piccoli, in una sfilata, in una giornata trascorsa insieme, viviamo delle bellissime emozioni. Eh, diciamo che con lui, con Alfredo, è un sogno diventa realtà. Mi si sposi, è questo. Noi ci crediamo e ci mettiamo tutto il cuore. Ecco, Alfredo, il tuo è un impegno datato che parte da lontano con tante soddisfazioni, con alti e bassi, come nella naturalità delle cose. Parte dal 1990, ho iniziato a fare le mie piccole sfilate per promuovere la mia boutique, quindi da lì è nata la passione per il mondo della moda, per l'organizzazione degli eventi, delle sfilate e perché no, delle belle soddisfazioni anche nel mondo dell'organizzazione degli eventi teatrali. Grazie proprio a te e a questa emittente, un bel po' di anni fa partimmo per la prima volta con uno spettacolo di Biagio Izzo, grande successo. E quindi sì, tanti anni di sacrifici, tanti chilometri, ma tantissime emozioni, Sergio. Le, le, le ragazze qui presenti lo stanno dimostrando. Sentire da, da loro queste, queste, queste parole mi, mi, mi emoziona tantissimo, perché noi facciamo tutto questo eh, con, grande, con il cuore, con, con l'animo. Ovunque andiamo, a volte così si, quando si parla eh, fra di noi ci definiamo dei pazzi a caccia di emozioni. Eh, sembrano frasi fatte, però è la realtà, perché è nato un bellissimo gruppo che ovviamente eh, è sempre aperto. Perché mi sposi fondamentalmente vuole dare la possibilità a tutte le ragazze eh, di vivere il loro sogno, di indossare per un giorno l'abito da sposa, eh, di vivere il, la, il mondo della moda, quindi essere sposa e modella per un giorno. Senza nessun vincolo, noi non cerchiamo delle, delle, delle modelle professioniste, ma ragazze comuni come loro, quindi dalla studentesse, alla ragazza che lavora, ma che non ha mai avuto la possibilità di calcare una passerella e di vivere queste emozioni. Quindi Mi Sposi nasce fondamentalmente eh, per questo. Eh, il nostro motto è se puoi sognarlo puoi farlo, una famosa frase di Walt Disney. Noi l'abbiamo fatta nostra. Eh, noi diciamo se puoi sognarlo puoi farlo e con Mi Sposi puoi realizzare il tuo sogno. Quindi vivere queste giornate, questi weekend, perché Mi Sposi è itinerante, andiamo in giro nelle location che si occupano di banchettistica eh, e quindi si vivono queste giornate a tutto tondo, quindi eh, questi wedding day, come si dice in gergo, si simulano questi matrimoni con, con tutte le aziende partner del settore che propongono, eh, mostrano i propri prodotti, però ovviamente eh, facendo toccare con mano ai, a tutti gli ospiti e gli invitati, le ragazze. Eh, hanno la possibilità a conclusione di questo evento di sfilare in passerella, quindi di vivere questa emozione, eh, quindi dalla da prova degli abiti con conciatura, il make up. In questo caso subentra l'esperienza e lo staff di, 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 di Riccardo e, tutto, eh, e tutte le persone che lavorano con lui. Eh, e questo progetto eh, nasce. Io ci tengo a precisare, perché anche se è se, se, se dietro le telecamere, perché non ha non ama stare davanti alle telecamere insieme a mia moglie. Però grazie a lei che co comunque questo progetto e altri progetti hanno avuto la forza di nascere e, e perché no, di, di proseguire. Mi sposi, ci tengo sempre a dire che è un prodotto eh, made in Calabria, per essere precisi è un prodotto made in Rende, con l'ambizione di uscire fuori dalla, dalla, dal nostro territorio. Abbiamo avuto l'esperienza, siamo usciti fuori dalla Calabria, abbiamo lavorato in Basilicata. Grande soddisfazione in Gambasilicata sia per noi che per, uh, per le ragazze. e niente Sergio. Ecco, mi fa piacere che hai sottolineato un dato tra l'altro a me particolarmente caro, no? un valore che è quello del sacrificio tra alti e bassi, si va avanti, poi alla fine ognuno di noi le soddisfazioni se le prende. Io ricordo quasi vent'anni fa quando ho iniziato a fare televisione a Telitalia, dicevano: Ma chi se la vede, che te la fa fare? Poi siamo diventati una televisione a diffusione regionale. Io sono stato uno dei giornalisti più seguiti in Calabria addirittura con 42.000 telespettatori, poi i fatti sono questi, agli altri, caro Riccardo, lasciamo le parole. La stessa cosa dica si anche per te, la professionalità diciamo, è un tuo cavallo di battaglia già eh, da tanto tempo e nello stesso tempo ti devo, scusami la cacofonia la ripetizione, no? chiedere come mai il tuo make-up poi riesce a rappresentare il valore aggiunto in una sfilata di moda in modo particolare per quanto riguarda Miss Sposi. La cosa più importante da tenere mh, sempre presente è la formazione. Se riusciamo a gestire e a realizzare il sogno Miss Sposi, frutto dei sacrifici che io insieme alla, alla mia equipe, ne facciamo con piacere naturalmente ad aggiornarci. Quindi uscire fuori, andare mh, a fare molta formazione soprattutto a Catania che è la base dove nascono le, le accongiature almeno per quello che mi riguarda eh, nel mio atelier nello stesso tempo eh, quando si parlava di, di sacrifici l'8 dicembre è stata una giornata importante eh, ricordi Alfredo l'8 dicembre siamo stati al castello a Corigliano beh, il giorno dell'immacolata sì, un'esperienza bellissima e come tutte le altre, però in una giornata di festa, beh, allontanarci dai propri cari per seguire questo sogno e poi essere ripagati in queste occasioni è, non ha prezzo, cioè, non ha prezzo. Questa è la cosa più bella che riusciamo a fare. Ecco, a proposito di forti emozioni che riguardano anche l'impatto con il pubblico, direi di ricoinvolgere le tre modelle presenti anche perché è importante da parte loro sentirsi gratificate da questo punto di vista. Diciamo che il contatto, l'impatto con il pubblico è qualcosa di singolare, diversa da sfilata a sfilata, Può sentirci circondati da, anche dall'affetto del pubblico, perché poi alla fine si crea una sorta di, di legame singolare eh, sia con il pubblico sia anche tra noi ragazze, quindi credo che sia una delle cose essenziali proprio del, del mondo della moda, delle sfilate. L'impatto con il pubblico mette sempre un po' in soggezione, ovviamente, anche noi che eh, fa facciamo appunto questo, e però comunque eh, ci offre appunto anche veramente una, sodd una grande soddisfazione, mh, ci eh, come dire, mette anche alla prova, perché questa tra l'altro è anche un'esperienza di crescita, ovviamente per noi eh, che facciamo parte del gruppo di Alfredo e, e quindi ovviamente eh, nonostante appunto, ci sia la soggezione, ci sia eh, diciamo, il momento di imbarazzo, però comunque appunto, anche questo fa parte diciamo, dell'esperienza, anche questo fa parte eh, del nostro percorso e anche questo contribuisce ovviamente alla formazione da questo punto di vista eh, della moda. Davanti al pubblico è sempre un'emozione, come dico io sempre bisogna mettere la faccia in qualsiasi cosa. Sono ormai tanti anni che calco le passerelle ed è sempre nuovo, sempre una nuova esperienza, eh, ci metto sempre me stessa, ci metto l'anima perché è una mia passione. Di certo sì, un po' di soggezione davanti al pubblico, sì, davanti alle telecamere, ma poi crolla e rimani, rimani tranquilla, serena e si lavora in modo molto tranquillo. In effetti, caro Alfredo, è come se ci fosse una sorta di circolarità dell'emozione, non un principio di andata e ma non voglio fare filosofia, una delle materie che insegno anche da 24 anni, però passiamo avanti, andiamo oltre. Ecco, c'è questo slogan progettuale che è particolarmente incisivo. Modelle per passione, spose per vocazione. Il, il primo articolo che ha parlato di, di Mi Sposi eh, esortiva così. Per passione perché, come dicevo prima... Eh, queste ragazze eh, non fanno le modelle di professione, queste ragazze studiano eh, all'università. Chi sta completando gli studi di, 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 di scuola superiore? Chi lavora? Quindi, persone che nella vita fanno altro, però eh, si mettono in discussione, si mettono in gioco e lo fanno, con una, lo fanno con una grande professionalità. Ed è questa una cosa meravigliosa perché queste ragazze arrivano a volte che non hanno mai calcato una passerella e dopo. Dopo pochissimo tempo sembrano delle, delle, delle modelle navigate, quindi modelle per passione, per questo motivo. Spose per vocazione, perché la donna, a mio avviso, già da bambina io ho delle nipotine di 6 e 9 anni e, e impazziscono, nascono già spose, quindi la vocazione di essere spose già da piccole ed è una cosa meravigliosa del, delle sfilate del mondo sposa perché riusciamo a coinvolgere donne di tutte le età. E tutte le donne che sono sposate e non vivono delle grandi emozioni. È bellissimo il momento in cui loro escono in passerella, il momento in cui ci avvengono le premiazioni, i momenti suggestivi dove vengono create delle coreografie un po' particolari. E leggo negli occhi delle persone quelle vibrazioni che solo l'abito da sposa riesce a dare. Ecco perché sposa per vocazione. Bene, Un'altra partnership importante è quella di Sergio Mazzù, imprenditore di Io Colgo l'occasione per salutare Sergio, spesso segue le mie trasmissioni, probabilmente nel mese di giugno dedicheremo una trasmissione a tema ad hoc proprio sugli sposi, magari coinvolgendo anche Alfredo, Riccardo, poi studieremo successivamente forme e modalità. È chiaro che poi la sinergia pubblico-privato a tutti i livelli è l'infa vitale. Io Sergio devo ringraziarlo pubblicamente, l'ho già fatto diverse volte, ma devo ringraziarlo sempre perché Sergio è stato il primo in assoluto a credere in questo progetto. Quando si parlava con Mario Calabria di, 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 di iniziare questa, questo progetto, la, la prima persona alla quale mi sono rivolto è stato Sergio Mazzuca. Lui mi ha guardato e mi ha detto, Alfredo, io sono al tuo fianco ed è un anno e mezzo che Sergio Mazzuca quindi la, gel la geleria Scintille è sempre al nostro fianco quindi partner ufficiale ma partner fondamentale di, 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 questo, di questo evento eh, eh, Sergio è una persona straordinaria Uno è un altro io lo definisco pure lui un altro folle sognatore perché crede nei sogni, crede nei progetti e le cose concrete eh, e questa cosa ci dà forza eh, I miei sposi hanno creduto per prima, per prima mh, Sergio, eh, poi abbiamo un'altra persona che ci tengo a sottolineare, eh, che è Marco Guzzo, che è l'agente generale della WIND, perché i mi miei sposi ha come partner ufficiale dell'evento la WIND, quindi eh, è una cosa importante, eh, ecco perché ti dico, è sempre una grande emozione parlare di questo progetto perché è un progetto che nasce così, seduto a un tavolo con mia moglie, con un amico e nell'arco di un anno e mezzo oh, ci siamo presi delle belle soddisfazioni. Eh, solo pochi mesi fa abbiamo avuto la possibilità, ho avuto il piacere di, di accompagnare uh, molte di loro uh, le, alle registrazioni delle nuove, della nuove, delle nuove puntate che andranno in onda su Real Time con Enzo Miccio. Quindi siamo stati contattati dalla produzione Magnolia e, e ho avuto il piacere di portare le ragazze, quindi, grande, gran bella esperienza per loro ma grande soddisfazione anche per noi perché comunque siamo giovani, ma siamo giovani tosti però, quindi... Riccardo, <ride> qual è il segreto di una congiatura perfetta? Ma mh, prima di tutto bisogna mh, vedere l'abito, l'abito la fa da padrona, quindi dalle linee morbide dei coltè e quant'altro. Scusami, no. quindi dobbiamo sfatare il tabù secondo cui l'abito non fa il monaco ma giusto per drammatizzare. No. oggi è l'abito che fa il monaco è fondamentale capire bene che tipo di abito indossa quel giorno la regina la principessa che diventa poi regina e poi una serie di analisi viso quindi andiamo a lavorare molto sulla linea del viso e i capelli i capelli sono fondamentali poi nel gestire, sì, nel, nella creazione finale molti pensano che si parte dal capello ma in realtà viene molto dopo si parte un po' prima il make-up è un'altra azione fondamentale dove mia moglie la fa da padrone in tutto ciò dove c'è proprio l'analisi trigologica occhio, pelle e quant'altro Ecco, riflettevo sull'importanza delle donne, senza le nostre mogli, che succederebbe, lo dico anche per quanto mi riguarda, quindi viva le donne in modo particolare, viva le nostre mogli, caro Alfredo, giusto per fare pubblicità alle signore che salutiamo in questo momento, sicuramente ci stanno seguendo da casa. Per un breve periodo della mia vita avevo mollato tutto, mi ero un attimino e grazie a lei che mi ha dato gli stimoli giusti e sono ripartito. E ti ripeto. Eh, anche lei è una tosta, quindi, ogni qualvolta si parte, essendo uno che mi piace sognare sempre ad occhi aperti, quindi partire sempre con nuovi progetti, con, con nuove cose. Eh, è la prima che mi contrasta, sempre in assoluto, ma è, è quella che sta sempre al mio fianco. Anche in questo momento lo stiamo registrando, lei è seduta là eh, ed è sempre al mio fianco in tutte, e senza di lei tutto quello che faccio non potrei farlo. Bene, passiamo ai sogni. De, nel cassetto ai vostri sogni nel cassetto quali sono? Oltre lo studio l'impegno logicamente per la vostra crescita culturale c'è anche altro Ma diciamo che il mio cassetto straripa perché sono numerosi i sogni Appunto che innanzitutto mi piacerebbe realizzarmi come persona dal punto di vista lavorativo eh, ma diciamo in tutti i campi della vita eh, soprattutto appunto per quanto riguarda lo studio perché io sto completando la mia formazione liceale e eh, vorrei andare all'università e appunto poi trovare una sistemazione un buon lavoro e poi vabbè. Mi eh, piacerebbe fare tante esperienze, davvero viaggiare eh, e chissà anche qualcosa, diciamo, lavorare ancora nel mondo della moda. Il mio sogno, um, oltre ovviamente alla realizzazione dal punto di vista professionale, anch'io sono una studentessa e ovviamente um, lascio comunque una strada aperta anche al mondo della moda perché passione e formazione sono fondamentali, penso, nello sviluppo di qualunque persona, per qualunque persona. E, e quindi anche in questo campo sicuramente le speranze ci sono, e la voglia c'è ovviamente, e poi um, penso che comunque la, la formazione, ovviamente, scopri lavorativa sia importante, ma è importante anche seguire diciamo, i propri sogni e le proprie passioni. Diciamo che sin da piccola il mio sogno era diventare estetista e qualche anno addietro ci sono riuscita. La passerella è stato sempre un sogno che piano piano sono riuscita a calcare e a realizzarlo. Però quello che mi resta che è il più grande, è creare una mia famiglia. Nell'ambito professionale sono fiera di me stessa e spero di dare sempre il meglio di me. Bene, quello che ha detto anche Greta Alfredo è importante, questo felice connubio tra la passione e la formazione, no? c'è questo d'union, questo comune sentire che mi pare accomuna le tre ragazze, le tre diciamo, giovani presenti, ma anche tutti noi mi pare ovvio, no? ci ritroviamo in pieno in questo. Eh, clima valoriale, definiamolo così. Eh, comunque, senza la formazione non si va da nessuna parte. È quello che dico sempre a loro e a tutte le altre ragazze che, parte, che, che partecipano alla nostra manifestazione è vero: può essere una bellissima ragazza, eh, può, essere, può avere un bel portamento, ma comunque in, in tutti i settori bisogna studiare. bisogna. C'è bisogno di formazione, di crescita, altrimenti non si va da nessuna parte. Anche la, 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 nostra ambizione, la nostra ambizione è quella di riuscire a fare dei corsi di portamento per dare un valore aggiunto anche a, alle ragazze, in modo tale che comunque da questa esperienza no, no, non rimanga solo un'esperienza che è fondamentale, un'esperienza eh, emotiva, un'esperienza di, di bei ricordi, di belle, di, di, di belle giornate, ma possa rimanere comunque qualcosa di importante. Eh, e infatti una cosa che voglio aggiungere nella crescita di questo anno e mezzo di Mi Sposi da un mese fa circa è nato anche Mi Sposi Shooting e in realtà un fotografo professionista eh, realizza volta per volta dei servizi fotografici professionali eh, Simona è stata una delle, delle prime a fare il, il servizio e quindi anche per loro lavorare con dei professionisti del settore eh, questo professionista del nel, in questo caso è, è Francesco Greco, il fotografo Francesco Greco. Quindi, quindi con, la, con la sua giornata eh, lavorativa, con il suo servizio fotografico, ovviamente ha, ha, ha regalato a queste ragazze eh, grande professionalità e eh, alcuni piccoli trucchi eh, del mestiere, come stare, come stare davanti a mh, una macchina fotografica. Eh, quindi, per loro, sicuramente. Eh, è importante anche questo tipo no, non è, è fondamentale perché altrimenti non, non, non si va da nessuna parte un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è eh, con noi hanno nel corso di questo anno hanno comunque orbitato diversi atelier che, che vivono di sposa, di abiti da sposa li ringrazio tutti, però voglio ringraziare anche una ragazza che ci crede da veramente tanto è una stilista cosentina e si chiama Elisa De Bonis e questa ragazza disegna i suoi abiti, crea i suoi abiti, questi abiti che indossano loro sono stati realizzati tutti a mano e tutti artigianalmente da questa ragazza, una ragazza eh, comunque che esce dall'accademia, eh, anche lei con grandi sacrifici ha creato il suo atelier, eh, sta, facendo, sta facendo il suo percorso in un'epoca storica eh, un po' difficile però... Eh, anche lei Elisa riesce a, a credere anche lei in, in questo sogno, in questi sogni e il risultato si vede questi abiti, questi abiti fatti a mano, questa manifattura eh, d'eccellenza, io lo definisco tale. Quindi la Calabria è anche eccellenza sotto questo, sotto questo punto di vista. Ecco, viva eh. la calabresità che alla fine produce risultati concreti sul campo, così come a mio sommesso avviso. È... Importante rimanere se stessi, non perdere la propria originalità, le proprie caratteristiche, la propria tipicità. Scherzando l'altra volta un carabinieri allo stadio e te, detto, caro Tursi Prati, io ti imito già da diversi anni. Mi fa piacere che magari mi imitano in tanti, perché evidentemente qualcuno mi segue a buon intenditor, Poche parole, caro Riccardo. No, poi qualche soddisfazione me l'ho presa a differenza di altri, ricordo. Che sempre tanto tempo fa un autorevole giornalista della Rai di Milano, nel momento in cui conducevo un importante convegno sul meridionalismo, mi è venuto a salutare, e il professore Tursi Prati Io le devo fare i miei complimenti per come riesce. A condurre queste manifestazioni a certi livelli quindi non ci si improvvisa, giornalisti, serve a poco niente la cosiddetta edizione, la lingua Chosciò se non conosci l'italiano, se non conosci i temi, se non conosci gli argomenti, devi andare a fare altro. Io ho ricevuto lettere anonime, tutta una serie di cose che fanno parte delle miserie umane, caro Riccardo, però. Il sommo poeta direbbe non di curar di loro, ma guarda e passa. La Calabria è una terra che dà la possibilità di crescere. Sta nel coraggio a inseguire i propri sogni. Le ragazze, eh, ognuno, ognuno di noi ha dei sogni. Le ragazze prima ne hanno spiegato addirittura il cassetto pieno. Ma il cassetto pieno è bellissimo, sono delle frasi bellissime. E noi riusciamo a realizzarli nel mio, nel mio lavoro, nella nostra attività. Eh, noi abbiamo di speciale la forza di credere in, una, in un progetto. Prendo l'esempio tra me e Alfredo, due lavori totalmente diversi, ma che ci unisce la voglia di fare le cose per bene. Noi siamo nel settore dei capelli ormai da otto anni combinazione proprio oggi, sono otto anni che abbiamo aperto il nostro negozio e dopo otto anni se l'avessi detto a qualcuno dove saremmo arrivati, beh, mi prendevano per pazzo. Eppure oggi sono in compagnia di Alfredo a pubblicizzare e a parlare di una delle cose più belle che avremmo potuto creare in questa terra poi. Ecco, passiamo a qualche momento magari di vita vissuta particolare anche per le tre modelle presenti, no? Magari avete attraversato situazioni negative, poi le avete superate anche voi, mi pare ovvio, no? La vita è fatta di alti e bassi, però è chiaro che questa passione poi vi spinge ad andare oltre, a fare sempre meglio e sempre di più. Sì, vabbè. io uh, sono un adolescente quindi si sa che il periodo adolescenziale è caratterizzato da, da crisi, da momenti un po' no, però eh, diciamo, sono riuscita a superare magari i momenti più o meno negativi, grazie soprattutto al supporto della mia famiglia e eh, dei miei amici. E, eh, e anche grazie a questa, questa passione per, per la moda, per le sfilate che ho, eh, che ha permesso anche di, mh, diciamo, di valorizzare me stessa, diciamo, di cambiare il rapporto che avevo con. Con, anche con gli altri il modo di pormi, eh, diciamo ad essere meno schiva, meno timida e ad affrontare in modo più consapevole anche diverse situazioni della vita, insomma. Io penso che mh, fondamentalmente le avversità, le difficoltà, i momenti no, ci sono mh, per tutti e ci sono eh, anche diciamo, nei diversi settori, lavorativi, mh, in ambito familiare, però dipende tutto da quanto una persona crede eh, in quello che fa, in quello che vuole fare e tutto eh, dipende dalla forza di volontà. E dal crederci eh, fortemente. Le avversità, i momenti difficili si superano. E, mh, io ho avuto la fortuna di avere intorno a me persone che eh, mi hanno appunto tirato su, e questa è la cosa più importante perché se un, una ragazza o un ragazzo, qualsiasi persona ha un sogno, ha un'aspirazione, deve combattere, deve lottare, nonostante appunto tutte le avversità che è normale che durante il cammino si possano verificare. Diciamo che nella mia vita di momenti difficili ne ho vissuti abbastanza. Però quando si cade bisogna sempre rialzarsi. Se poi si ha l'aiuto di qualcuno, beh, è meglio. Si trova nel lavoro, nella capita nella famiglia, nei rapporti con gli amici, nelle, nelle storie d'amore, ovunque. Eh, bisogna andare sempre avanti, sempre con il sorriso e testa alta. Io ci ho messo sempre me stessa e mi sono sempre rialzata. Spero che di momenti difficili non ce ne siano più e che possa sorridermi la vita. Bene, sono affermazioni importanti che fanno emergere anche, caro Alfredo, questo lavoro di squadra, no? questa coralità di indendi, mi pare ovvio. No? Il tutto funziona quando c'è un gruppo affiatato, amalgamato, che viene stimolato nella giusta ed operosa direzione. Sì, guarda... Ehm... Con loro stiamo avendo tantissime esperienze e oggi mi stanno facendo veramente emozionare perché sono ragazze straordinarie, lo sapevo, ragazze straordinarie, però io cito una, una canzoncina di qualche anno fa che diceva che oltre le gambe c'è di, di più, quindi lo, loro lo dimostrano eh, alla grande. Eh, il, il mondo della moda è un mondo, è un mondo bello, ma è un mondo un po' particolare, quindi per noi, fondamental, noi fondamentalmente interessa ecco, che si crea un gruppo con... Che abbiamo tutte le stesse idee. Noi dobbiamo vivere, io dico che noi dobbiamo vedere la nostra vita come un gioco, ma farla, farlo bene, però, e rendere la nostra vita qualcosa di spettacolare. Quindi, sicuramente, se non, siamo, se, non si, se non si fa un lavoro di squadra, ma in tutte le cose nella vita, Sergio, non si va da nessuna parte. Tutti coloro i quali abbiamo coinvolto in, in, questo, in, questo, in questo progetto eh, la pensano tutti come noi, a partire ecco, da Riccardo a Sergio. A, a tutti, all'ultimo all al fotografo Francesco Greco, un altro amico, un'altra persona straordinaria, anche lui eh, si è buttato a capofitto in, uh, in questa cosa ed è, è una cosa meravigliosa, veramente. Bene, è chiaro che in tutti i campi, in tutti i settori della nostra martoriata quotidianità, la cosiddetta concorrenza sleale è il pericolo sempre dietro l'angolo, ma è chiaro. Riccardo, che noi anche in questa direzione ci difendiamo abbastanza bene. Qualcuno, sempre in tempore, voleva fare spegnere questa voce libera, non ci è riuscita, noi ci siamo, continueremo ad esserci per il futuro. Siamo l'unica forma di editoria pura in Calabria, per cui altri magari chiuderanno e noi rimarremo sempre in vita, facendo sempre ci mancherebbe i dovuti scongiuri, no? giusto per restare. In alcuni cambi, però è chiaro che le cose vanno dette vis-à-vis -vis davanti le telecamere, anche perché il mio modus operandi da questo punto di vista è sempre stato questo: parlare davanti le telecamere alla luce del sole. L'anonimato non ha fatto mai, diciamo, parte integrante del mio lavoro, delle mie attività anche scolastiche e professionali. Ma ehm, una volta una persona molto saggia disse una, una frase bellissima: Il sole la mattina bacia a tutti. Quindi, chi lavora alla luce del sole non può ricevere negatività. Chi lavora all'ombra all che cerca di ostacolare eh, i, i vari progetti delle altre persone, però i, gli, i risultati si ottengono con la chiarezza, mettendoci la faccia, come è stato citato prima, e poi solo chi non lavora non sbaglia, chi non ci prova non sbaglia, poi alla fine. E la vita è un gioco, è un gioco importante, è un gioco serio dove ci sono delle regole. E noi nel nostro gioco cerchiamo di fare gruppo perché solo facendo gruppo riusciamo a, ad andare avanti. Ci sono state delle volte che non, non riuscivano alcune cose, e grazie al gruppo si può andare avanti. Guai di stare soli, questa è una, una regola di vita. Bene Alfredo, come vede come prassi e consuetudine storica nelle mie trasmissioni, poi la forbice del ragionamento si allarga a 360 gradi. Mi pare ovvio poi la forza di una trasmissione così ascoltata, scusate questo momento di autoesaltazione, provato sempre dai fatti anche questo, riuscire poi ad indirizzare gli ospiti, coloro che partecipano alle mie trasmissioni verso temi magari anche di più alto livello tant'è vero che questa sera anche le tre modelle ti hanno sorpreso perché giustamente hanno messo in vetrina anche alcune cose, alcuni stimoli valoriali che nemmeno Alfredo si aspettava, poi chiaro che tutto questo deve essere indirizzato nella giusta regolamentazione televisiva ero certo del valore e della qualità di, di queste ragazze, però sicuramente nelle tue trasmissioni, io non è la prima volta che sono ospite da te, quindi sapevo perfettamente come andava a finire poi il nostro discorso, è sempre un immenso piacere quando si parla di vita, si parla di quotidianità, si parla di difficoltà, quello che dicevi tu Sergio, noi siamo persone che ci abbiamo messo la faccia da sempre, sono 25 anni, lo faccio il mio lavoro, tu altrettanto, e purtroppo ogni tanto c'è qualcuno, come dici tu, che si diverte, a, a dire la sua ma noi siamo sempre da vent'anni da vent siamo davanti sempre davanti alle telecamere e siamo sempre io dico siamo sempre protagonisti alle nostre vite ecco. non siamo mai comparsi ecco bravo nel bene e nel male ha ragione Alfredo siamo stati sempre protagonisti questo eh, mi pare ovvio e giustamente Alfredo poi rimarcava alcune cose, noi che ci conosciamo da tanti anni poi conosciamo anche questi ambienti regionali e non solo, ma scusami se do una velocissima comunicazione di servizio per quanto riguarda il discutiamo nel con invece di dopodomani, giovedì 8 maggio alle 21.20. Andrà in onda questa trasmissione dedicata interamente ad un comune della provincia di Cosenza, al comune di Dipignano. Saranno i miei ospiti il primo cittadino, il dottore Guglielmo Guzzo, tra l'altro apprezzato e stimato primario ospedaliero, e Giuliana Fittante, assessore al bilancio e al personale, sempre di questa piccola ma importante municipalità cosentina. Nella seconda eh, fase di riflessione tematica di Discutiamone con spazio dedicato a pop rock e trasporti, quindi questo trasversalismo dei temi che tratto ogni settimana saranno i miei ospiti l'imprenditore Tullio Cesario e Mario Litrenda, segretario provinciale della Guille Trasporti. Prego. Io vorrei invitare tutte le ragazze che vogliono partecipare a questa, a questa nostra manifestazione, possono farlo andando sulla nostra pagina Facebook che è Mi Sposi Italia. Oppure inviare, del, uh, inviare i dati, eh, una foto in primo piano e una foto figura intera no costume da bagno, ci tengo a precisare. A volte purtroppo c'è anche questo. Eh, possono mandarci la, la richiesta, saranno contattate al più presto, quindi poi periodicamente vengono fatte queste selezioni, questi casting, usiamo, ma più che altro eh, per vedere se ci sono eh, ecco, e così si condivide lo stesso modo di pensare e, e di operare, Sergio, perché noi non, non cerchiamo modelle professioniste, ma come, come dicevamo all'inizio, cerchiamo delle ragazze comuni che hanno voglia di vivere delle esperienze e di crescere. Non è chiaro, caro Alfredo, che poi da cosa nasce Cosi? Io ricordo qualche mese fa, dedicai un'intera trasmissione alla musica Emergendo, ospitato un cantante di Taranto della Puglia, mi ricordo che lo seguì. In quel caso, un imprenditore di Roma che stava seguendo la trasmissione da Reggio Calabria, poi lo ha contattato tramite la nostra redazione. Da questo lavora a Roma, quindi non si sa mai, no? Ah, <ride> Ci mancherei, sì, eh, sì, eh, sì, sì. Mai sì. dire mai, direbbe qualcuno. Ecco, certo, caro, certo. caro Riccardo, ritorniamo anche alle tue. Attività, tu hai iniziato con Capelli Mania, lo possiamo dire, per poi metterti in proprio? Eh, sì, eh, ho iniziato, ho aperto il negozio e subito mi affiancai a questo marchio, questo franchising, un ottimo franchising dove ho collaborato con loro tre anni, poco più, non ricordo bene. Per poi giocare le, le mie carte. E quindi con la farina del proprio sacco dopo l'esperienza sviluppata nel eh, marchio abbiamo sviluppato poi il nostro negozio dove cerchiamo di essere presente su ogni esigenza della nostra cliente quindi da, mh, cerchiamo di seguirla in tutto quello che serve veramente che serve a lei attenzione non che serve a me perché bisogna tenere in considerazione molte volte il cliente quando entra in qualche negozio eh, si consiglia quello che vuole il, il proprietario, che vuole la, il negoziante e non magari quello che veramente servirebbe al cliente. Bene, qualche altro minuto alle ragazze, intervento libero. In questo momento agli amici che ci stanno seguendo da casa, quale messaggio volete rivolgere per quanto riguarda la vostra passione, perché mi pare ovvio che non parliamo di professione, l'ho specificato Alfredo, per il momento rimane una passione, poi chissà che succederà nel futuro. Magari con le loro parole riescono ad avvicinare altre ragazze a questo mondo. Sì, ovviamente si tratta sempre di una passione, è tutto un gioco alla fine ed è questo che lo rende ancora più divertente. Il messaggio che eh, diciamo io vorrei dare, vorrei consegnare al pubblico è un messaggio soprattutto di speranza. Abbiamo parlato di sogni diciamo, principalmente eh, durante la trasmissione. Quindi, io voglio dire che è importante seguire i propri sogni e le proprie ambizioni senza eh, lasciarsi magari intimidire da, da ciò che ci circonda, da, dalle situazioni avverse, dalle critiche degli altri, perché. Alla fine siamo noi a vivere la nostra vita, siamo noi protagonisti della nostra vita e dobbiamo vivere al meglio, al meglio delle nostre possibilità. E è questo il messaggio che mi sento veramente di dare a molte ragazze che intendono, diciamo, uh, fare. Ciò che facciamo noi, eh, oppure vorrebbero provare anche loro a vivere questo sogno, è quello di non abbattersi ma di provare, eh, nonostante le difficoltà, nonostante non si sentano all'altezza o nonostante gli altri non le fanno sentire all'altezza. Perché mh, la realtà è che eh, ogni ragazza è una regina e quindi ogni ragazza merita un'opportunità, merita di eh, credere nei suoi sogni e nessuno deve tarpare le ali a nessuno. Diciamo che io consiglio a tutte di provare questa esperienza. Ci credo, eh, ci metto l'anima, passione e bisogna crederci in qualsiasi cosa. Eh, la faccia eh, a un certo punto non serve, ma in altri casi sì. Quindi ragazze vi consiglio davvero di provarci e crederci in voi stesse. Ben Alfredo è proprio vero alla luce delle riflessioni testefatte che i sogni camminano con le gambe degli uomini. Eh, poco fa le ragazze parlavano di avere, che avevano il, la, i, i cassetti pieni di sogni, sono felicissimo con loro. Cioè, cioè, se hanno, scuse, loro, hanno altri scheletri negli armadi non è, <ride> non è il caso nostro <ride> Assolutamente su questo non no, ci sono no, dubbi loro, questa sera ecco, ci divertiamo a fare anche provocazione televisiva non guasta mai <ride> eh, il mio augurio per loro per tutte le persone che, che ci ascoltano è di, non, di non lasciare i sogni nel cassetto Proviamo a trascorrere la vita rincorrendoli ma cercando di, di realizzarli, che è la cosa, più, la cosa più bella, la cosa più, più importante. Bene, abbiamo concluso questa puntata del punto titolata Miss Spositalio. Ringrazio per la presenza sia Karen Lanzino, Greta Salituro, Simona Bartolini, Alfredo Bruno e Riccardo Filice. Vi invito a riseguire ancora una volta il promo sul castello di Serraggiumenta, inerente proprio all'argomento che abbiamo trattato. Sergio Tursiprato, come al solito, vi dà puntualmente appuntamento alla prossima settimana con il punto. E gli altri miei spazi televisivi otto prodotti, come discutiamo ne con.